il signor Virginio Raffanelli, presidente regionale della FAND Toscana. Buongiorno, buongiorno a tutti. Ci tenevo a intervenire a questa interessante e significativa iniziativa della FAND nazionale, perché credo sia importante anche ascoltare quello che è il lavoro della FAND a livello territoriale, per quanto mi riguarda nella mia regione toscana. Intanto il saluto e la preoccupazione dei disabili toscani per quello che abbiamo sentito questa mattina, per il rischio, il pericolo gravissimo che si cerchi di far pagare la crisi ancora una volta ai cittadini più deboli e quindi anche ai disabili. Da questo punto di vista la FAND rappresenta, insieme alle altre associazioni, federazioni dei disabili, rappresenta un presidio importante per il mondo della disabilità, un punto di riferimento inscindibile per il quale il mondo della disabilità guarda con continua attenzione. Certo, quello che abbiamo fatto in Toscana credo che sia importante e significativo. Insieme all'altra associazione dei disabili, insieme in particolare alla FISH, abbiamo raggiunto alcuni traguardi importanti. Il primo obiettivo è stata la firma lo scorso 19 aprile di un protocollo di intesa con la Regione Toscana per rendere più accessibili gli ospedali toscani e tutta l'edilizia ospedaliera anche alle persone disabili. Credo che sia certamente un fatto non risolutivo ma importante e significativo. L'altro aspetto che abbiamo raggiunto è stato il progetto di vita indipendente. La Regione Toscana ha stanziato 7 milioni di euro, che non sono certo esaustivi ma sono importanti per il mondo della disabilità, per i disabili più gravi. In questi giorni stiamo definendo un progetto, un protocollo di collaborazione con la Regione per la stesura di un accordo di collaborazione su progetti che riguardano in particolare il riconoscimento del segretariato sociale delle associazioni dei disabili. Quindi sono risultati, credo, tangibili e concreti. Diceva la sottosegretaria Guerra che il piano d'azione che è passato in questi giorni dall'osservatorio non sono solo parole, sono certo buone intenzioni e sani principi, però se non saranno supportati da politiche sociali reali rischiano di rimanere parole. Quindi stiamo uniti insieme e facciamo sì che il mondo della disabilità possa andare avanti e difendere i suoi diritti. Grazie. Grazie a Virginio Raffanelli della FAND Toscana, presidente regionale della FAND Toscana. Ha chiesto di intervenire il dottor Guido Dell'Acqua della Direzione Generale dello studente del Ministero dell'Istruzione. Grazie. Buongiorno a tutti, scusate la voce, porto il saluto della Direzione Generale per lo Studente, in particolare del direttore Giovanna Boda e dell'Ufficio Disabilità di cui faccio parte, del dirigente Raffaele Ciambrone. La giornata è stata interessantissima e il Ministero riconosce la FAND come interlocutore privilegiato, prova ne è il fatto che è presente in almeno 20 comitati del Ministero. E devo dire, c'è una cosa per cui andare fieri nel mondo dell'Italia, che è l'inclusione scolastica delle persone disabili. L'Italia ha una lunga storia in questo. Le prime leggi in proposito datano dal 77, mi sembra, poi è venuta la legge 104 del 92, e oggi possiamo dire di essere veramente una punta di diamante nel mondo. Vi faccio un esempio: giorni fa è venuta una delegazione dal Giappone a capire come trattiamo noi le persone disabili nella scuola. Sono rimasti totalmente a bocca aperta, addirittura alla fine gli abbiamo fatto un po' di domande chiedendo come trattassero loro. Beh, in Giappone esistono ancora le scuole speciali, cioè i disabili sono relegati in ghetti a parte, dove va un'infima minoranza. Noi pensiamo dei disabili, probabilmente tutti gli altri restano a casa. Stiamo parlando del Giappone,
non di una nazione del terzo mondo. Quindi in Italia l'inclusione scolastica, quantomeno, è a un certo livello, di cui sento di andare fiero. E sarò molto breve, quindi saluto ancora tutti i presenti e le associazioni. Grazie. Ringraziamo il dottor Guido Dell'Acqua in rappresentanza della dottoressa Bota e del dottor Ciambrone. Io al momento non ho altre richieste di interventi. Se qualcuno vuole intervenire e vuole prendere la parola, lo possiamo fare. Vedo che nessuno. Bene, allora prima di avviarci alla conclusione, per cedere e quindi cedendo la parola al Presidente nazionale per concludere questi lavori, è doveroso da parte mia una piccolissima riflessione sulla giornata, su questa giornata. Innanzitutto voglio ringraziare, l'ho detto prima, il Comitato Esecutivo della FAND che ha voluto affidarmi. Volevo ringraziare quindi il Comitato Esecutivo della FAND per avermi dato la possibilità di moderare questi lavori. Spero di esserci riuscito nel migliore dei modi. A ciò ha contribuito anche la particolare attenzione con cui voi avete partecipato, ma soprattutto anche la grande disponibilità di tutti i relatori che hanno contenuto e hanno dato la possibilità per quest'ora di chiudere i lavori. Una sola piccola considerazione mia personale, personalissima: oggi sono stati affrontati tantissimi problemi, sono stati rappresentati alle istituzioni governative e al mondo politico tutte le grandi questioni che si dibattono sul tappeto e che interessano i cittadini italiani. Sono d'accordissimo con la Presidente della Lega Arcobaleno che bisogna considerare i disabili non in quanto disabili ma in quanto cittadini. È necessario abbassare l'asticella dell'handicap. Mi spiego meglio. Qui in Italia possono essere tutti disabili o nessuno disabile, a secondo di come vogliamo costruire la nostra nazione. Oggi siamo riusciti ad aumentare quantitativamente il percorso di vita di tutti i cittadini indistintamente, dobbiamo avere la capacità di migliorarlo dal punto di vista qualitativo. Un'ultima mia piccola considerazione: sono stati affrontati tanti problemi. Io penso che oggi, è una mia piccolissima considerazione, se me lo consentite, io penso che oggi la nazione sta attraversando un momento di crisi particolarissimo dal punto di vista economico, dal punto di vista finanziario, dal punto di vista lavorativo, dei livelli occupazionali, quindi tutti argomenti importantissimi, ma sta attraversando una crisi morale senza precedenti. E io penso che oggi l'unico antidoto per poter combattere questa crisi morale e ridare autorevolezza alla scuola italiana. Una scuola che debba essere pienamente inclusiva, non solo nei confronti dei cittadini disabili, ma inclusiva nei confronti di tutti i cittadini che fanno parte di questa nazione. Altrimenti ci troveremmo ad avere uno squilibrio sociale troppo, troppo elevato. L'unica possibilità che abbiamo è quella di ridare forza alla nostra scuola. Ci sono le competenze, ci sono le capacità, abbiamo bisogno che le risorse vengano indirizzate verso quell'ambito. Chiudo e non mi dilungo oltre ringraziando voi tutti per l'attenzione, per la partecipazione e spero che da questa giornata, da questo momento, possa ripartire quella spinta per poter tutti insieme, il mondo politico, il mondo delle associazioni, il mondo del volontariato, tutti insieme, riuscire a raggiungere quegli obiettivi che oggi tutti auspicano. Molto spesso la legislazione prevede, molto spesso una legislazione che è inapplicata o scarsamente applicata. Quindi esigibilità dei diritti già esistenti, ma soprattutto inquadrare il problema della disabilità in una visione completamente nuova e in una visione ampia. Ha chiesto, prima di passare la parola al Presidente della FAND Pagano, ha chiesto una parola di 2 minuti il Presidente Bucci per una sua comunicazione.
Grazie a tutti e speriamo di poterci vedere il prossimo anno. Grazie. Qui hanno partecipato i presidenti provinciali e regionali della FANT. A nome dei presidenti nazionali qui faccio un invito. Quando torniamo nelle nostre città, sviluppiamo, dialoghiamo, incontriamoci con le altre associazioni che partecipano con noi alla FANT, perché vogliamo la presenza della FANT nei comuni, nelle province e nelle regioni. Così solo abbiamo un dialogo con tutto l'arco costituzionale per difendere i nostri diritti. E in questo quadro, che io raccomando a me stesso e a voi, non ci dimentichiamo che se lottiamo non ci tolgono quello che abbiamo, altrimenti ci portano via anche quel poco che ci hanno dato. Viva la FANT, questo è importante. La parola al presidente della nazionale della FANT, Giovanni Pagano. Penso di interpretare anche la volontà e la consapevolezza da parte di tutti gli altri presidenti nazionali che sono qui seduti in rappresentanza della FANT, per poter dire: signori, ritengo, spero che abbiamo raggiunto l'obiettivo che ci eravamo prefissi per le discussioni che abbiamo affrontato, per gli argomenti che abbiamo sviscerati in questa mattinata per il terzo anno del Fund Day. Naturalmente non avevamo la ingenuità di pensare che stamattina avremmo risolto i problemi, però trovandoci di fronte ad un nuovo governo, ad un nuovo Parlamento, abbiamo voluto lanciare la nostra, diciamo, sfida a questo nuovo governo e Parlamento, proprio perché desideriamo ardentemente che i problemi siano affrontati nel modo migliore, nel senso che il mondo della disabilità non deve essere visto come un peso o come una operazione economica, per dire costano tanti, perché noi stiamo parlando di cittadini, di persone, giustamente come ha detto la Presidente dell'Arcobaleno, della Lega Arcobaleno, noi non vogliamo né elemosine, ma vogliamo voce. E non vogliamo nemmeno chiederli questi diritti, perché ci toccano e ci debbono essere concessi. Ripeto, non voglio dilungarmi, l'orario per lasciare questa sala si avvicina. I miei colleghi molto meglio di me hanno rappresentato, ognuno per quanto gli competeva, i problemi delle nostre associazioni. Gli interventi. C'è stato anche un momento di soddisfazione, perché avere il vice ministro Guerra a questo incontro è stato senz'altro utile affinché la nostra voce arrivi al governo. I rappresentanti del Parlamento, per lo stesso motivo, si sono resi disponibili. Il rappresentante delle più grandi istituzioni che esistono in Italia hanno partecipato a questo incontro, hanno aderito e hanno compreso qual è lo spirito delle nostre iniziative, del nostro fine. Abbiamo ancora qui un nostro carissimo amico, Augusto Battaglia, ex parlamentare, ma molto addentro nei problemi, e lui che nel passato ha sempre difeso e ci ha sempre sostenuto in tutte le circostanze. Noi non ci fermeremo, giustamente come è stato detto, dobbiamo ripartire in un modo diverso. Non ci faremo togliere, come ha detto l'amico della Toscana, l'opportunità o la paura che ci possono togliere quelle che noi già abbiamo conquistato. Quelle che abbiamo conquistato, per chi non lo sa, c'è stato anche versamento di sangue sulle strade quando si lottava duramente per il raggiungimento di questi diritti. E oggi
se una nazione vuol dirsi ancora civile, deve assolutamente rispettare questi obiettivi, ma più che altro deve garantire questa civiltà ad una nazione. E l'Italia è stata sempre la culla della civiltà per la sua cultura, e oggi non può e non deve, per mancanza di interesse da parte di alcuni settori, trascurare questo importantissimo momento. Quindi, cari colleghi della Fanta, abbiamo sì lavorato e ci siamo impegnati a questo incontro, però abbiamo anche la soddisfazione di poter dire che stiamo dando inizio a un nuovo capitolo, a un nuovo viaggio, ad un nuovo percorso. Io ripeto, qualcuno ha fatto l'appello, e l'ha fatto l'amico Bucci, ha fatto l'appello ai presidenti provinciali delle Fanta, ai presidenti regionali. In ogni famiglia probabilmente ci sta qualche piccolo screzio, ma qualcuno vi ha detto anche che quando parlate della Fanta lasciate i problemi personali da parte, mettete da parte qualche piccolo risentimento e agite solo in nome e per conto di una grande federazione che a sua volta collabora con un'altra grande federazione, e insieme stiamo portando avanti il problema per rendere ancora più civile la nostra Italia. E quindi vi prometto e vi assicuro che noi vigileremo subito. Ringrazio tutti, vedo che la sala si è un poco svuotata, giustamente come si poteva immaginare, però io saluto tutti, vi ringrazio, e non ci tenete lontani dai vostri problemi. Comunicate se volete con la sede centrale, comunicate tra di voi, metteteci in condizione di poter conoscere i problemi e andiamo sempre insieme. Grazie. Un grande applauso a Giovanni Pagano e all'Ammanic per aver organizzato alla grande questa manifestazione, questo Fanta Day. Grazie Giovanni.